E adesso vi parliamo di Simona Ventura, una vera regina della televisione italiana, la quale nonostante i tanti cambiamenti è sempre rimasta in prima fila, sempre all'attenzione dei suoi tanti fans. Sono stati per Simona Ventura degli anni molto produttivi, come chiaramente anche questo ultimo impegno televisivo che è la partecipazione al programma Ballando con le Stelle. E proprio di questo Simona Ventura ha parlato alla rivista Gente, che le ha dedicato un'intervista intitolata Ballando sono rinata. Dichiara Simona Ventura a Gente della sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Alfonso Signorini e Simona Ventura. Ho passato momenti bui, ho sofferto ed ero infelice, ma non ho mai mollato. Tanto da poter dire, oggi, che in questo periodo arriva a casa stanca, ma molto felice. E sempre in merito a Ballando con le Stelle dichiara la stessa Simona Ventura che «Dico scherzando che siamo cavie, ma è davvero bello condividere anche questa esperienza. Quando Melimi ha chiesto di far parte del programma le ho detto, ok, ma perché non facciamo qualcosa di diverso? Dopo un po' di tempo mi ha allora proposto di farlo con Giovanni, ma sfidandolo. Ed eccoci qui. Il fatto che ci sia lui accanto a me, che facciamo le cose insieme, che quando ci trasferiamo a Roma viviamo come fidanzatini, mi aiuta a trovare le forze per affrontare tutto il resto del lavoro. Ma sempre la stessa conduttrice non fa mistero che Ballando con le Stelle è un impegno anima e corpo, insomma che fa molto fatica. Infatti dichiara la stessa conduttrice che la sera a casa un po' stanca, ma tanto felice. È arrivato tutto per caso e non voglio certo mollare o trascurare nulla. Forse sono un po' bulimica, ma me lo voglio godere questo momento profondamente bello e gratificante, pieno. È il risultato di un percorso iniziato nel 2019 che desideravo e che mi dà stimoli, emozioni, energia. Non mi riguardo mai a Ballando con le Stelle, sono ipercritica e mi trovo sempre mille difetti. E continua Simona Ventura parlando della sua famiglia, la sua forza, dei quali dice che «Sono la locomotiva della famiglia, loro sono la mia forza». Mi do al massimo per il bene di chi mi sta accanto, spesso mettendo me stessa dopo tutti. Tanto da lasciare la Rai nel 2011, lasciando la scena per un periodo. Avevo successo, lavoravo sempre, molto. Ma mi accorgevo di essere infelice, non riuscivo a dedicare abbastanza tempo ai miei figli, almeno non tanto quanto meritassero e avrei voluto. Avevo bisogno di fermarci e ho lasciato,